La mia via d'università è un'università aperta, libera, che serve gli interessi della propria comunità, che è radicata all'interno del territorio e contribuisce allo sviluppo culturale e civile di questo stesso territorio. Naturalmente al centro dell'università devono esserci gli studenti e coloro che all'interno dell'università lavorano. E la visione della Statale di Milano del nuovo rettore Elio Franzini, successore di Gianluca Vago. La prima uscita pubblica insieme è la lezione inaugurale del decimo anno accademico del corso di laurea magistrale in scienze cognitive e processi decisionali. A margine, il nuovo rettore, in carica dal 1 ottobre, ha parlato di alcuni temi di attualità per l'Ateneo. Primo, il trasferimento delle facoltà scientifiche da Città Studi all'ex area Expo. Dovrò esaminare tutte le carte, tutte le ultime delibere del Consiglio di amministrazione che, come potrete immaginare, non ho ancora visto dal momento che non facevo parte di quell'organo che ha preso le sue decisioni, che dovranno naturalmente essere rispettate. Naturalmente, se vi sono dei dubbi, sarà mia cura farvi presente al Consiglio di amministrazione. Il processo è già avviato, si tratta di capire come portarlo avanti, cioè come strutturare il bando di gara. Abbiamo tre mesi di tempo, ho i miei limiti cognitivi, ma credo di riuscire in tre mesi. Tengo però a ribadire che anche se il sovranismo va di moda, queste non sono decisioni sovrane, queste sono decisioni che vengono prese da organi di governo che si sono già espressi su questo argomento. Quindi non è che cambia un rettore e succede la rivoluzione e viene montata la ghigliottina. Per quanto riguarda il rischio che abbandonare il progetto comporti il pagamento di penali, il rettore ha detto: non è la penale il vero problema, il vero problema è che perderemmo i 130 milioni che sono già stati stanziati e che il CIPE ha già autorizzato e che sono già depositati presso la Regione Lombardia della finanziaria di 2 anni fa. E è chiaro che l'università non può permettersi di perdere 130 milioni di edilizia. Questo sarebbe una vera e propria follia, oltre che un atto autolesionistico. La statale, ha ribadito Franzini, resta comunque a Città Studi, considerando però le risorse economiche a disposizione. Compatibilmente con la nostra situazione economica, la statale deve rimanere a Città Studi. Naturalmente bisogna vedere se avremo le risorse per 3 campus e non soltanto per